Anche oggi ospiti dal bellissimo castello di Marostica, provincia di Vicenza, puntata speciale di Viaggiando Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Anche oggi in questa seconda puntata dell'anno andremo alla scoperta di tutte quelle che sono le località di montagna più belle che abbiamo visitato in questi 7 anni di programmazione. Oggi andremo assieme nel Comelico, andremo alla scoperta di Nevegal, Piancavallo, andremo in Friuli Venezia Giulia, in Carnia e arriveremo fino al confine di Stato, andremo a visitare anche Tarvisio. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Ci sono dei luoghi che ti rimangono nel cuore per l'ospitalità, per la bellezza dell'ambiente o per magari alcune avventure, alcune emozioni che hai provato magari facendo determinate esperienze e praticando determinati sport. C'è una località che sicuramente ricorderò per tutta la vita, è il Comelico, una giornata meravigliosa, tanta neve e un'avventura con i cani da sled dog veramente incredibile. Un'esperienza certamente da fare in questa zona è lo sled dog. Proviamola assieme. Nel comune di Comelico Superiore, precisamente nella frazione di Padola, in località Val Grande, c'è naturalmente questo centro sled dog. Qui abbiamo Germano, che è responsabile del centro sled dog Val Grande, che ci farà provare questa emozione che naturalmente tutti voi telespettatori, se venite in questa zona, potete provare, giusto? Come hai illustrato giustamente, è un'attività che svolgo ormai da 20 anni e che di anno in anno ha sempre preso più piede, perché sa unire, oltre che all'emozione di uno sport, sa unire il fascino della natura e l'amore per gli animali. Naturalmente tu hai già preparato questi Siberian, questi meravigliosi Siberian Husky, li hai già imbragati, dimmi, correggimi se sbaglio con i nostri nomi tecnici, sono nello stakeout in questo momento e fra pochi istanti li legherai, li aggancerai alla linea di traino e poi naturalmente potremo partire e quindi tu vedrai la gioia che avranno di poter fare questo lavoro. Bene. Allora Germano, tu hai agganciato la linea di traino tutti questi meravigliosi Siberian Husky. Vogliamo ricordare che il primo è il leader, quello che veramente trainerà questa slitta. Vediamo i cani carichi che vogliono veramente partire per questa meravigliosa corsa. Io innanzitutto inizierò con non sederli, però poi mi hai promesso che mi fai provare. Sicuramente. Benissimo. Germano, diciamo che già fare l'escursione così seduto in questa meravigliosa slitta è piacevolissimo, però tu prima di partire mi hai fatto una promessa. Certamente. Io non ho mai guidato una slitta trascinata da questi meravigliosi Siberian Husky, quindi devi darmi qualche indicazione. Allora io, come ti ho accennato prima, noi abbiamo ogni slitta munita di un freno in modo di poter rallentare e guidare o fermare all'occorrenza la slitta. Io farò il passeggero, quindi sarò comunque vicino a te se avrai bisogno di qualche aiuto. Quindi ti fidi della mia guida? Sicuramente. Bene, allora proviamo questa emozione. Sì.
del mare, è stato bello essere trasportati, fare salire, non so se si dice così, un po' in carrozza, però l'emozione di guidare una slitta è stata veramente meravigliosa. Io però a questo punto, visto che i cani sono già posizionati, ti chiederei se possiamo andare direttamente alle terme, ok? Meglio che guidi tu qui, perché ci sono un po' di... Rimaniamo in provincia di Belluno e ci avviciniamo di più alla città. C'è una località che forse negli ultimi anni ha perso un po' di smalto, ma rimane sempre talmente comoda, talmente vicina alla città di Belluno, che è sempre bellissima, specialmente magari per un fine settimana, per trascorrere, per fare una bella sciata. Sto parlando di Nevegal. Qui a Nevegal può capitare di trovare degli appassionati di sci alpinismo. A me oggi è successo di incontrare alcuni amici del Dolomiti Ski Alp, questo gruppo sportivo è un po' particolare. Ci qui Riccardo, intanto vogliamo spiegare ai nostri telespettatori di che gruppo sportivo si tratta il vostro. Ma il Dolomiti Ski Alp è una società iscritta alla FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, e raggruppa i migliori interpreti della disciplina di sci alpinismo in provincia e non solo. La nostra parte si occupa di agonismo, ma anche dell'organizzazione di gite escursionistiche per chi non pratica proprio l'agonismo, in modo da avvicinare quante più persone allo sci alpinismo e alla montagna. Mi dicevi poc'anzi, tra l'altro, che proprio qui in Nevegal è il luogo ideale per avvicinarsi a questo sport. Sì, in Nevegal, per le proprie caratteristiche di piste semplici e soprattutto molto panoramiche, fa sì che si possa praticare lo sci alpinismo in qualsiasi ora del giorno e anche con qualsiasi condizione meteorologica. I pendii Nevegal non sono soggetti a fenomeni di valanghe, quindi anche quando in altri luoghi c'è pericolo marcato o addirittura è proibitivo uscire, in Nevegal si può prendere gli sci e andarci a fare un giro lungo i boschi, sui sentieri, e senza correre nessun pericolo. Vogliamo ricordare velocemente, per fare questo sport, che tipo di attrezzatura ci vuole? Naturalmente c'è lo scarpone, che è un semirigido, di Nicolagini se sbaglio, sì. E poi ci sono questi sci particolari che naturalmente vanno messe le pelli di foca, sì, per la salita, poi vanno naturalmente sganciate. C'è la possibilità, specialmente nella parte qui dietro dell'attacco dello sci, che salendo è come uno sci da fondo, che lo scarpone lo si può staccare, invece poi nella discesa si blocca, giusto? Sì, praticamente lo sci, vengono applicate queste pelli di foca, che è un tessuto sintetico che permette allo sci di scivolare, mentre non permette di arretrare proprio per la scorrevolezza. I nostri scarponi hanno una posizione per camminare e poi vengono bloccati in questo sistema qua, per poi avere la discesa, avere uno scarpone rigido. Uno sport veramente bellissimo, e ci bisogna avere un po' di tecnica per praticarlo, per un posto appunto, come diciamo, come Nevegal, il posto ideale per iniziare, per avvicinarsi a questo sport. Per avere delle informazioni, come bisogna fare, Riccardo? Ma bisogna rivolgersi alle sedi CAI, oppure alle guide alpine, oppure anche rivolgendosi al nostro sci club e andando a visitare il nostro sito, che è www.dolomitischia.it, e poi possiamo dare tutte le informazioni per le sedi CAI e per le guide alpine. Ci lasciamo con una promessa, Riccardo: questa cosa dello sci alpinismo mi piace da impazzire, quindi ci organizziamo magari nel prossimo mese, nelle prossime settimane, e organizziamo una bella escursione. Guarda, volentieri, siete i nostri ospiti. Perfetto, noi continuiamo la scoperta di Nevegal. Provare proprio tutto, e qui a Nevegal oggi ho trovato un gruppo di amici che stanno facendo escursione con le racchette, con le racchette da neve naturalmente, mi sono aggregato a loro con le ciaspe, la possibilità di fare delle meravigliose escursioni qui a Nevegal, giusto Renato? Giusto, diciamo che è un'opportunità che capita a pochi, perché siamo in un luogo anche abbastanza fuori dalle itinerari normali, però molto spesso sono i migliori, sono i più suggestivi di sicuro.
Tra l'altro questo è un luogo ideale e meraviglioso per fare questo tipo di sport. Sì, il territorio, la struttura morfologica del territorio consente appunto di avere dei percorsi sia per principianti che per esperti. Negli ultimi anni a questo sport si stanno avvicinando sempre più persone, specialmente da un punto di vista turistico. Sì, è una pratica che si può fare, che può fare chiunque, sia dal principiante che dall'esperto, ha un costo economico veramente contenuto e si possono ammirare dei panorami straordinari. Parliamo invece del tipo di ciaspe. Tu mi dicevi che ce ne sono di svariati tipi, addirittura quelle per la sabbia. Sì, questa è quella che indosso io, è un prototipo e in futuro dovrebbe essere una delle attività promozionali anche per le spiagge e anche per il periodo invernale, per la verità, perché molti tendono a promuovere la loro stagione anche nel periodo invernale. Bene, adesso noi qui però siamo a Nevegal, vogliamo continuare la scoperta di questo meraviglioso territorio, quindi direi di continuare questa nostra passeggiata sempre a scoperta di luoghi più belli e suggestivi. Dai, andiamo. Sei tu che ci devi fare strada. Siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Viaggiando Viaggiando. Fra pochi istanti dopo la pubblicità vi aspetto, rimarremo ancora in provincia di Belluno e poi andremo in Friuli Venezia Giulia per scoprire altre località di montagna. Quindi vi aspetto, non mancate. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre da questo scenario bellissimo che è il castello di Marostica, naturalmente in provincia di Vicenza. Queste puntate specialissime di Viaggiando Viaggiando, dove stiamo un po' ripercorrendo e visitando assieme le più belle località di montagna del nord-est. Iniziamo questa seconda parte, sempre provincia di Belluno, andiamo alla scoperta di Piancavallo. If I would tell you much you mean to me, I think you wouldn't understand it. So I wait until this day comes when you will understand me. But I can't help myself. Amici di Telechiara, ben ritrovati in un appuntamento con gli speciali di Viaggiando Viaggiando. Per la seconda settimana consecutiva siamo ospiti di Piancavallo, attualmente frazione di Aviano, in provincia di Pordenone, per dire tutta, siamo in Friuli Venezia Giulia. Oggi abbiamo deciso di iniziare questa puntata parlando di sci nordico, quindi del fondo, e siamo proprio nel punto cruciale per quanto riguarda questa zona, per quanto riguarda il fondo. Infatti siamo alla base della partenza di un centrofondo veramente molto bello, siamo a Ronciade, giusto Mario, se ho letto... ho detto giusto, dove è che c'è praticamente la casa del fondista? Innanzitutto presentiamo Mario, uno dei maestri storici per quanto riguarda questa disciplina qui in questa zona, anche se però non sei originario del posto. No, sono asiaghese. Per quello, subito, perché siamo un po' compaesani. E asiaghese sono rimasto, anche se sono pordenonese d'adozione. Io ad Asiago ci ritorno volentieri a sciare, trovare gli amici, e ho tutti i miei parenti, diciamo, sono sempre legato ad Asiago, magari un giorno... Diciamo, adesso dobbiamo parlare, naturalmente, se no dicono che faccio pubblicità del tengo per casa, però siamo naturalmente in una bellissima località, come dicevamo, Piancavallo, siamo qui alla base di questo centrofondo molto interessante, perché qui ci sono delle piste molto belle. Bellissime, diremmo bellissime, e molto larghe. C'è un ampio spazio per chi fa il patinato, il binario per chi fa il classico. Abbiamo più anelli diciamo per principianti, e abbiamo poi un anello di 5 km omologato per gare nazionali. Quindi Piancavallo meriterebbe a questo punto, diciamo, visto anche l'affluenza e la qualità delle piste, che sono piste molto allenanti, di avere anche una gara. Una bella gara ci vuole. Una bella gara, una bella Coppa Italia. Per conoscere a tutta Italia la bellezza di questa vallata e di questo posto. Certamente, diciamo che Piancavallo è da anni che è partito, ha sofferto un po' all'inizio, però adesso
è partito alla grande veramente. Diciamo, secondo me, io ho notato che in molte località quello che una volta era definito uno sport, diciamolo, un po' povero, adesso sta molto rivalutato, e ci sono degli interessanti investimenti anche dal punto di vista dell'impiantistico, quindi creare questi centri fondo e battere particolarmente le piste, perché ci sono moltissime persone che si avvicinano e si appassionano a questo sport, anche i discesisti che hanno sempre visto un po' di malocchio il fondo, poi lo provano una volta e si innamorano. Certo, prendiamo l'esempio di Piancavallo, qui le piste vengono battute ogni sera, vedi bene che sono lisce come un biliardo, bellissime, poi ci sono il fondista arriva qui e trova tutti i supporti possibili, allora ci sono gli spogliatoi, le docce, il bar, la sala sciolinatura, diciamo uno può benissimo arrivare qui, farsi la sua bella settimana, e allenarsi, perché se qui diciamo le piste sono particolarmente adatte anche a questo, oppure passarsi una settimana alla Veneta Tranquillità a scoprire tutte le bellezze di Piancavallo. Diciamo una località per quanto riguarda questo sport adatta a tutti più di 20 km di pista, ma direi a questo punto di iniziare a scoprire assieme le piste magari un po' più belle e magari un po' particolari. Che ne dici? Andiamo, dai Mario. Andiamo. Lasciamo per questa seconda parte di puntata il Veneto, ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia. Sapete, una delle località che a me è sempre rimasta nel cuore per l'ospitalità, la generosità delle persone, l'accoglienza che ho avuto è sicuramente la Carni. Un'esperienza da provare quando si viene a Forni di Sopra, sicuramente fare un giro con il Gatto Bus. Venite a provarlo con me. I'm getting to grips with what you said. No, it's not in my head. I can't awaken the dead day after day. Why don't we talk about it? Why do you always doubt that there can be a better way? Devo dire che è una bellissima emozione fare un giro su questo bellissimo gatto della neve. Non avevo mai sentito da nessuna parte che c'era un servizio di Gatto Bus. Sono qui con Daniele, collaboratore della società sportiva che gestisce questo bellissimo centrofondo. Innanzitutto in questo momento per parlare di questa iniziativa, di quella che è una novità di questa stagione 2004-2005. Gatto Bus per fare naturalmente, per portare gli sciatori da una parte all'altra, ma cosa molto molto interessante per delle meravigliose escursioni diurne e notturne. Possiamo dire che quest'anno, grazie all'amministrazione e alla collaborazione del promotore, abbiamo avuto la possibilità di avere questo gatto in dotazione. E, per fare appunto queste escursioni. Sì, è una novità che abbiamo appunto adottato quest'anno e ha avuto un parecchio successo sia durante le vacanze natalizie sia durante i weekend. Vogliamo però spiegare bene ai nostri telespettatori di cosa si tratta. Allora, durante il giorno servizio navetta per portare naturalmente gli appassionati, gli sciatori da una stazione all'altra, ma a me quello che interessa sottolineare è questa escursione, perché si vedono sempre questi gatti delle nevi che battono appunto le piste nei centrofondo oppure nelle piste da discesa, però di fare questo, delle escursioni sul gatto delle nevi, quindi al caldo, protetti, sinceramente non l'avevo mai sentito. Sì, viene utilizzato, come diceva lei, appunto durante il giorno per fare la spola dalla pista di discesa della Mosta alla pista di discesa della località d'Avost.
nelle ore serali, quando non viene utilizzato in questo servizio, si può effettuare delle escursioni sulla pista da fondo durante la tracciatura del percorso, appunto, grazie alla disponibilità anche del maestro di sci che guida il gatto. E quindi immergersi nella natura incontaminata di questa valle e assaporare veramente delle grandi emozioni. Daniele, io do appuntamento a te e a tutti i nostri telespettatori tra pochissimi minuti, quando ritorneremo qui per parlare naturalmente di sci nordico per la seconda parte di Viaggiando, sempre naturalmente a Forni di Sopra. Questa fine di puntata abbiamo deciso di spostarci proprio all'estremità della nostra Italia. Siamo andati proprio al confine di Stato. Infatti siamo andati a Tarvisio. Siamo a quota 1800 metri per ammirare un panorama veramente meraviglioso in un punto strategico, perché proprio qui vicino c'è il confine fra Austria, Slovenia e naturalmente Italia. A fianco a me il presidente del Consorzio Servizi Turistici della zona, il signor Gabriele Massarutto, per parlare appunto delle attività del Consorzio Turistico. Di fatto il Consorzio dei Servizi Turistici si obbliga di coordinare tutte le attività che sono in qualche modo collegate al turismo, in modo tale da costruire un prodotto turistico, posizionarlo sul mercato, garantendone l'efficacia e garantendone anche i risultati. In qualche modo noi coordiniamo 4 comuni, 3 poli sciistici sostanzialmente, Salanerea, Tarvisio e Passo Promollo, e in qualche modo organizziamo i pacchetti, gli alberghi, le offerte integrate di tutti i servizi insieme alla residenza alberghiera che Tarvisio può offrire. In un punto strategico molto importante, l'abbiamo sottolineato e lo sottolineeremo ancora, è proprio al confine fra Austria, Slovenia e Italia. Sì, proprio questa è un po' la nostra carta vincente, perché è l'unico punto al mondo in cui le 3 grandi culture del mondo occidentale, cioè la cultura slava, tedesca e latina, si incontrano. Bene, questo punto è proprio lì, è a un chilometro da qui, anche se qui a Sullussari, esistendo questo santuario che è venerato da tutte le genti slave, tedesche e latine, qui proprio esiste il polo religioso, spirituale, a cui fanno capo tutte le 3 popolazioni. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, with those words of mine to say to you till the end of time. Ci troviamo sul Monte Lussari a quota 1790 metri. Vedete, il borgo che c'è alle mie spalle è un luogo di culto molto importante, venerato da 3 culture, italiana, slava e austriaca. Risale al 1360, andiamo a visitarlo assieme. Alessandro Pennazzato è un po' la nostra guida che ci sta facendo scoprire tutte le zone più belle del Tarvisiano. In questo momento ci troviamo, come abbiamo detto poc'anzi, abbastanza alti, quasi a 1800 metri, in questo borgo che sembra di vivere in un altro mondo, in un altro tempo. Sì, in effetti il borgo è molto particolare e siamo appunto a 1800 metri, qui la presenza delle persone costante durante l'anno, ci sono i gestori dei locali e di altre attività. Quello che noi vediamo è adesso la versione ottocentesca del Monte Lussari. Il santuario in effetti
e originariamente risale al 1360. Naturalmente la chiesa che vediamo, ripeto, è la versione ottocentesca. Qui si è sempre saliti, per venerare la statuetta lignea che è contenuta all'interno della chiesa, poi è arrivato il turismo e in seguito anche lo sci. Una cosa molto importante è che questo santuario è venerato proprio dalla gente dell'Italia, dagli austriaci, dalla gente slava. Sì, esatto, diciamo che in un raggio di diverse centinaia di chilometri, comunque nell'area austro-tedesca e slovena, la Madonnetta Ligna è conosciutissima e ripeto anche da parte friulana c'è la venerazione nei confronti di questa Madonna che ha sempre catalizzato le attenzioni dei pellegrini. Posso solo dire che in alcuni anni dell'Ottocento si è arrivati fino a 108.000 presenze, quando naturalmente non esisteva nessun mezzo se non le gambe per arrivare fino qua. Per quanto riguarda il borgo, la cosa secondo me che mi ha colpito di più è vedere questi ristoranti, addirittura degli alberghi a questa quota. Sì, il borgo è costituito, come dicevo prima, da alcune attività, ci sono dei rifugi, e c'è un albergo, ci sono diverse case che ospitano chi volesse trascorrere qui una vacanza, ci sono dei negozi che vendono dell'oggettistica, dell'artigianato locale. Lo scenario, credetemi, è veramente mozzafiato, qui basta affacciarsi in qualsiasi angolo, un panorama a 360 gradi veramente meraviglioso. Siamo alle battute finali anche oggi per questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Naturalmente io ringrazio tutti quanti voi che anche quest'oggi ci avete seguito. La settimana prossima continueremo sempre alla scoperta delle più belle località di montagna del nord-est. Infatti andremo ad Oronzo di Cadore, andremo a Misurina, ad Alleghe. Visiteremo e scopriremo assieme la Perla delle Dolomiti che è Cortina. Però per quest'oggi vi voglio ricordare solamente qualche informazione di servizio, il nostro indirizzo di posta elettronica che è viaggiando@telechiara.it se voi volete mettervi in contatto con noi per richiederci qualsiasi informazione, e naturalmente anche il sito di Telechiara www.telechiara.it, c'è la nostra home page dove potete vedere appunto gli orari di programmazione, una serie di informazioni utili. Quindi a questo punto non mi resta altro che augurarvi a tutti una buona settimana, noi ci vediamo il prossimo weekend, stessa ora, stessa rete, come di consueto, viaggiate assieme a noi.